e gridammo tutti: Viva o Principi San Michele Arcangelo. Con queste parole simbolo e molto toccanti gridate all'unisono dai portatori e devoti del Santo Patrono è iniziata la processione solenne, dopo la Santa Messa celebrata dal Vicario Generale Monsignor Onofrio Castelli. Una Caltanissetta vestita a festa, con tantissime persone che si sono riversate davanti alla cattedrale e poi lungo il centro storico, aspettando il passaggio di San Michele nel classico giro tra Corso Umberto, Santa Lucia, Via Maddalena Calafato, con la sosta vicino Piazza Mercato per i consueti fuochi d'artificio, Corso Vittorio Emanuele e poi il rientro in cattedrale. Molto toccante la devozione dei portatori che a piedi nudi hanno portato il fercolo di San Michele con storie che si tramandano di generazione in generazione, di persone devote a San Michele che, come ogni anno, aspettano con grande fermento questo giorno. Adesso la data cerchiata sul calendario è quella dell'8 maggio, dove dalla cattedrale verrà portato per 2 settimane a San Michele. Queste date sono legate tradizionalmente alle 2 apparizioni del Santo Patrono avvenute l'8 maggio 490 e il 29 settembre 492, dove si svolgono a maggio la ricorrenza dell'apparizione e il 29 settembre la festa patronale. La celebrazione cittadina prevede la sfilata di alcuni bambini vestiti come il santo, che precedono il fercolo seguita dai fedeli, anche loro a piedi nudi, che per grazia ricevuta esprimono la loro devozione. Caltanissetta ha festeggiato il suo patrono e si affida a lui per il suo futuro. Rappresenta un momento di festa, ecco, tra il cielo e la terra. Noi che siamo pellegrini su questa terra abbiamo bisogno, ecco, di essere orientati verso il cielo, e il nostro San Michele, ecco, con la sua bellezza, la sua giovinezza, con, ecco, le sue ali, ci invita a spiccare il volo, a riprendere quota, ecco, dopo questo periodo, ben 2 anni che non facciamo processione, e quindi siamo chiamati a prendere il volo sia come cittadini, soprattutto come cristiani, con i piedi per terra ma con il cuore sempre rivolto verso il cielo, contro le forze del male, da mettere sotto i piedi proprio per assaporare il paradiso. La devozione parte da piccolino, quando vedevo sfilare questa processione, il Santo Patrono di Caltanissetta, già l'idea era quella di essere un portatore di San Michele, e circa 10 anni fa sono riuscito in questa impresa, perché non è facile inserirsi in questi gruppi. È una cosa molto bella che si poi tramanda da padre in figlio, e quindi speriamo che poi anche i miei figli saranno dietro me con San Michele.